Allora, sindaco, quale valore ha la consegna di questa bandiera azzurra per Casal Bordino? È un valore, è un inizio di un percorso che abbiamo iniziato diversi anni fa e cominciamo ad avere. Grazie anche agli assessori che riescono a perseguire il suo obiettivo, sono vicino al caso Umberto e anche l'assessore Basile, che poi è l'assessore al turismo, ma tutto il mio gruppo. E quindi questo è un raggiungimento importante, perché se consideriamo che questa bandiera in Abruzzo sono soltanto 5 bandiere azzurre, quindi questo è un significato per farci capire che a volte investire nello sport, investire nella natura è il percorso più semplice per raggiungere il piano. E quindi siamo ancora più orgogliosi. Situazione, le nostre bellezze che ci hanno dato per questi percorsi che abbiamo creato. Non dico che il nostro obiettivo è la bandiera azzurra, anche la bandiera blu, che è la qualità delle app che abbiamo da tanti anni, ma anche lì è un percorso che abbiamo iniziato 5 anni e speriamo di raccogliere i frutti al più presto. Ma do più importanza a questa bandiera che alla bandiera blu. E come mai, sindaco? Serie di servizi che esulano ancora di più dal discorso della qualità delle acque che noi abbiamo, giunti con questa nozione galoppante, riusciamo ad avere ancora le acque limpide, abbiamo la raccolta differenziata, ci mancano qualche particolare, invece questa denota Casal Bordino quanto ha speso, quanto abbiamo anche investito nello sport, perché in questi 5 anni abbiamo investito molto. Campo sportivo, campetti, paddle, tennis, di tutto e di più, e anche percorsi naturalistici. Abbiamo investito con le nostre manifestazioni di cicloturismo, di mountain bike. Oggi la notturna del campanile, che l'abbiamo vista nascere con il mio caro ex sindaco Luigi Di Cocco, che ricordo sempre in modo con commozione, e oggi siamo alle un'edizione che comincia, ogni anno comincia a essere più grande e riesce a caratterizzare l'estate casalizia. Perfetto, sindaco, grazie mille.